Ma no, ma nel calcio l'amministrare, non, secondo me, cioè almeno per come vedo io il calcio, non esiste. Ognuno va sempre in campo per fare il massimo e poi ogni partita ha una storia a sé, ovviamente. Ci sono anche gli avversari. Se loro saranno bravi a sviluppare un certo tipo di calcio, noi saremo pronti a difenderci e nel momento in cui si rilasseranno un po', noi saremo pronti ad attaccare. Quindi noi non è che andiamo lì a fare le barricate, anzi, ci mancherebbe. Per me... il miglior modo possibile per difendere è tenere la palla lontano dalla propria area, quindi andiamo a fare la nostra partita, quella che abbiamo fatto con Livorno, quella che abbiamo fatto con il Perugia e anche con il Vicenza, nel senso che non andiamo come dei pazzi tutti in avanti a trovare il gol. Abbiamo le nostre consapevolezze, sappiamo che se facciamo quello che sappiamo fare il più delle volte nell'arco di questo campionato questa squadra è sempre capace di fare un gol, due, e quindi giochiamo la partita tranquillamente a viso aperto cercando di sfruttare le nostre potenzialità. È una partita importante, in quanto tale devo guardare tutto, ogni minimo particolare, poi farò le mie scelte. È ovvio che io una formazione in testa ce l'ho, cioè non è che sto qui a dire che non ce l'ho. Ce la dici? No, non ve la dico perché potrei dirvi delle cazzate, cioè. Nel senso che se vi potrei dire 11 che ho in testa perché ce li ho, però poi da lì, io sono schietto e sincero, da lì magari oggi qualcuno in allenamento mi fa cambiare opinione, dipende anche da loro. No, ripeto, io ho 4 centrocampisti tutti di grandissimo livello, in questo momento i centrocampisti ritenuti centrali per questo modulo sono Torreira, sono Mushai, e Selassie e Brugman, sono in quattro, sono tutti e quattro fortissimi, quindi non mi pongo il problema. Seguo l'allenamento, vedo chi sta bene mentalmente, fisicamente, ho un'idea di che tipo di partita andrò a affrontare, quella è una valutazione sicuramente da fare e cercherò di non sbagliare le scelte. Senti, con il rientro di Cocco e di Gennaro cosa cambierà nel Vicenza? Ma cambierà che sicuramente davanti hanno un giocatore importante che ha fatto tanti gol quest'anno, cambierà il fatto che i nostri difensori saranno ancora più invogliati a non fargli toccare palla.